Una giornata memorabile, quella vissuta al Marrucino, per la cerimonia dell'annullamento del francobollo commemorativo che è stato fatto per il bicentenario di questo storico teatro. A fare gli onori di casa il presidente Sicari, c'era il presidente senatore della regione Luciano D'Alfonso, il sindaco di Chieti e le altre autorità. Sentiamo l'intervista al presidente del Teatro Marrucino, Cristiano Sica. È certamente un momento storico, credo che sia unico, allo Stato è unico, perché prima d'ora nessuna emissione di alcun francobollo era stata fatta. Poter ricordare di aver emesso un francobollo per il bicentenario del teatro è veramente una cosa che ci inorgoglisce e ci rende pieni di gioia. Premio a Legnini. Premio a Legnini è inevitabile, alla fine del mandato del presidente Legnini è un figlio di questa città, un professionista stimato, un uomo che ha dato lustro con la sua carica anche alla città, alla professione che ricopre, che ci vede accomunati essendo entrambi avvocati, e credo che abbia condotto il suo mandato con adamantina qualità, e quindi abbiamo con il Consiglio di Amministrazione insieme ai miei sodali Paolo De Cesare e Annalisa Di Matteo deciso di conferirgli questo premio.